Il crocifisso è invece notevole. Perché è miracoloso? È miracoloso perché per la devozione, lì ci sono diversi ex voto che lo testimoniano. Ma la cosa importante, no, questo allora, sempre le visite pastorali parlano della presenza di questo crocifisso dal 1715. No. Questo l'hanno restaurato ridipingendolo? No, non ha bisogno di restauri particolari. Quindi i colori del panno sono originali? Sì, ma no, ma sono cose fatte da noi, una cosa molto... Perché in caso di siccità viene organizzata questa processione che porta il crocifisso qui da Rossate fino al canale Muzza, sono 200 metri, avete forse intravisto venendo in bicicletta, dove è stata la grande curva. Che vi siete trovati davanti la chiesa. Ecco, lì scorre, è un'ansa sulla sinistra, arrivando avevate la Muzza. Allora, se si porta il crocifisso in processione alla Muzza e lo si immerge, gli si fa toccare con la croce, gli si fa toccare l'acqua della Muzza, aprite gli ombrelli. Quindi evitate di farlo stasera. Sì, ma sono alcune decine d'anni che non si fa più. Però è efficace. Ma miracoloso per tutti gli ex voto che le famiglie chiedono. Però è efficace per questa ragione, soprattutto perché questo è un mondo eminentemente agricolo. Quando c'è la siccità vuol dire compromissione da raccolto. Il Signore fa piovere e quindi dà prosperità, dà vita. No. È precedente, è qui dal 1715, però la ricognizione vescovile parla di un crocifisso che da tempo qui è venerato, quindi se nel 1715 è da tempo che qui è venerato, sarà dal 1600 o giù di lì, ecco. Sì. Era in un'altra chiesa. È qui. Sembra che il racconto parla di un ritrovamento nella Muzza. Sempre nei documenti.